Ciao, oggi farò un allenamento di calcolo tattico e cercherò di esplicitare i pensieri che mi conducono alla soluzione degli esercizi. Gli esercizi li recupero dal sito ChessBase. Partiamo con il primo esercizio. Ecco, in questa posizione, mossa al bianco, il bianco ha un forte pedone in C7, è sotto minaccia della donna e bisogna vedere come può procedere per riuscire a vincere. In questa posizione il re bianco non è totalmente sicuro, però non è totalmente sicuro, però non ci sono, a parte D6, donna D6 scacco, minaccia immediata, perché donna C1 è controllata dalla torre, quindi il bianco deve fare una mossa, dovrebbe fare una mossa d'attacco controllando contemporaneamente D6. E una mossa d'attacco potrebbe essere dama H6, con la quale si minaccia dama E6 scacco e dopo promozione vittoria, e in più si controlla quella casa qua. Bisogna capire se il nero riesce a controbattere la minaccia donna E6 scacco. Vediamo, quindi scacchi plausibili non ce ne sono perché viene persa la donna. Vediamo se riesce a controllare la casa E6 con qualche pezzo. E la mossa con cui il nero potrebbe controllare 6 è dama D7. Dopodiché, però, il bianco, oltre dopo dama H6 a minacciare donna E6, minaccia anche donna A6 con facile vittoria. Perché dopo donna H6, se donna D7, donna A6 è matto. Altre mosse che difendono E6 o A6 non se ne vedono, quindi la mossa corretta è donna H6. Passiamo al prossimo. In questa posizione i pezzi, il bianco ha un pedone in più, dopo c'è la coppia degli alfieri contro la coppia dei cavalli, due torri e donna per parte. In realtà i pedoni sono pari perché non ho visto che mancava il pedone F, quindi siamo in una situazione parità di materiale. Balza subito all'occhio che il pedone F6 è inchiodato. E quindi la mia attenzione è rivolta alfiere mangia G5. Su alfiere mangia G5, pedone mangia alfiere, torre mangia torre, donna mangia torre, torre mangia donna e c'è guadagno di materiale. Quindi la mossa corretta sembra essere alfiere mangia G5 con attacco su F6, quindi vittoria perché il pedone non può mangiare. Quindi la mossa corretta, alfiere mangia G5. In quel caso qua lui prende e perde la donna e la posizione è vinta, problema risolto. Passiamo al prossimo. In quel caso qua abbiamo una situazione in parità di materiali, alfiere a cavallo da una parte e dall'altra, due torri, i pedoni sono pari. E balza all'occhio la torre in settima e il cavallo centrato, cioè è innegabile che il bianco ha un notevole
vantaggio dovuto al fatto che i pezzi sono posizionati sicuramente meglio, perché c'è il cavallo centralizzato, la torre in settima, e mentre il nero ha l'alfiere che non fa comunicare le torri e il cavallo è in difesa, quindi la posizione è abbastanza vantaggiosa per il bianco. Sulla base di questi elementi, una prima considerazione di quelle fatte per capire la posizione: se io mangio torre per alfiere, il nero, se non vuol perdere un pezzo, lo mangiare con la torre in H, ok? Perché la torre e 8, se si spostasse, si perde il cavallo. Poi un'altra cosa che balza agli occhi, che il cavallo, se va in F6, attacca la torre, attacca il pedone H7, quindi viene guadagnato un pedone. Bisogna vedere se questa cosa è sufficientemente forte, c'è qualcosa di meglio. Però cavallo F6, torre, supponiamo, torre D8, cavallo mangia H7, c'è una minaccia concreta in quella posizione qua, che è cavallo mangia alfiere e guadagno del cavallo, quindi guadagno di un pezzo. Quindi cavallo F6, dopo cavallo F6 e cavallo mangia H7, c'è, oltre a guadagnare il pedone, sul piatto la minaccia di guadagnare anche un pezzo. Quindi sembra molto promettente. Sembra che l'unica mossa dopo cavallo per H7, da parte del nero, per sottrarsi la minaccia del cavallo, è spostare il cavallo. Visto che l'alfiere non può andare in G7 perché viene perso, non può andare in H6 perché viene perso, quindi sembra che l'unica mossa sia cavallo F6. A questo punto dobbiamo chiederci se la posizione è vinta. C'è un'ulteriore minaccia: torre C1, F1, minacciamo l'alfiere col cavallo e le due torri in colonnate, e a questo punto l'unica mossa alfiere E7. Alfiere E7, dobbiamo chiederci se la posizione è vantaggiosa. Io direi di sì, perché dopo una mossa come H3, la posizione è di chiaro vantaggio. Proviamo a pensare un attimo se c'è qualcosa di più promettente, più incisivo. Però direi che la mossa più opportuna è questa posizione qua, cavallo F6. Infatti, è la soluzione del problema. Andiamo avanti. Ecco, in questa posizione i pezzi, l'alfiere che controlla G1, la torre che picchia sull'arrocco, la donna vicino al re, mi indirizzano subito a pensare a una combinazione di matto. E infatti la mossa che prendo in considerazione, torre mangia H3, scacco, l'unica è mangiare, e dopo donna mangia H3 matto, quindi gioco subito torre H3 scacco, donna H3 matto. Questo qua era abbastanza facile, passiamo al prossimo.
Vediamo, anche qua partiamo, la posizione non è chiaramente vinta di primo acchito. Abbiamo tre pezzi per parte, due alfieri, un cavallo, due torri, donna, donna, i pedoni sono pari. Quindi posizione pari, c'è una fastidiosa colonna aperta sull'arrocco, i pezzi neri sono abbastanza messi bene per un attacco sulla colonna G, sono posizionati in modo interessante. Appare però un problema in questa posizione, quindi il cavallo potrebbe minacciare, mangiare l'alfiere, cambiare l'alfiere, però la mia attenzione è posta sulla fortissima diagonale G2 B7. E sulla torre H7 che non è difesa. E quindi la mia attenzione è posta su donna E4 con attacco doppio su scacco in B7 e quindi guadagno di un pedone con miglioramento della posizione e contemporaneo attacco della torre. Quindi penso che la mossa da giocare è donna E4. Adesso si è incantato Chessbase, che ha perso la connessione per un attimo, quindi non so cosa fa. Vabbè, passiamo al prossimo. Non abbiamo il riscontro. Continua a scollegarsi. Non abbiamo riscontro se la mossa è giusta, però penso di sì. Passiamo al prossimo. Vediamo, il prossimo è due torri per parte. Il bianco ha un pedone in più, però ha un problema di minaccia, il pedone H minaccia la torre, il re è un po' debole, l'alfiere è molto fastidioso e c'ha soprattutto il bianco, non gli stanno giocando la torre, l'alfiere e diciamo che il cavallo oscura l'alfiere, cioè il cavallo c'è una fortissima casa in E4. Però c'è un problema immediato. Adesso bisogna vedere se il problema immediato, come risolvere il problema immediato. Sembra che la mossa più indicata per risolvere il problema immediato è torre G3. Quindi mantengo la torre sulla colonna anche perché se dovessi giocare torre H4 devo subire uno scacco in G6 e dopo dopo re H1 torre G1 scacco donna mangia G1 e perdo la donna. Quindi H5 cioè, mi sembra riservare la torre. L'unica mossa torre G3, dopo c'è H4 e la torre deve tornare in C4. Quindi è un po' il pedone H5 è un po' fastidioso. Dobbiamo vedere se il bianco ha alternative migliori rispetto a torre G3, che sembra l'unica, e soprattutto dobbiamo capire se in saccoccia al nero ci sono opportunità d'attacco perché per esempio dopo torre G3 anche torre G3 H4 torre G4 bisogna vedere se il nero non può giocare anche E4, che è una minaccia molto fastidiosa, però
supponiamo torre G3, H4, torre G4, E4, torre mangia. A questo punto c'è scacco. Anche ancora qua, dopo su scacco devo coprire di torre, c'è torre mangia, pedone mangia, donna F2, re H1. E non è molto simpatica quella variante qua. E non è simpatica perché dopo E4, vediamo se posso mangiare con il cavallo. Sembra di sì, perché dopo E4 mangio cavallo mangia E4 e se il pedone in H4 da scacco potrei anche dare in H1 senza temere, vediamo se è vero, donna perché posso giocare donna per, torre per e cavallo mangia alfiere. E dopo sull'eventuale scacco in F1 di torre, gioco torre G1. Quindi quel pedone qua che destabilizza la mia torre e mi crea un po' di fastidio. Però è evidente che io non posso allontanarmi dalla colonna G perché se mi muovo, per esempio, con torre 4, abbiamo visto torre H4, torre G6 scacco, ma anche torre 4, c'è cioè torre G6 e l'entrata a torre in G1 è devastante, quindi è importantissimo tenere la torre sulla colonna G. E altre mosse non se ne vedono perché se io potrei non muovere la torre, giocare cavallo E4 che è una mossa molto attiva, però pedone prende, cavallo mangia torre, donna mangia cavallo e perde un pezzo e quindi non va bene. Quindi la variante che bisogna valutare, ma sembra anche l'unica, è torre G3. Quindi qua non ci sono alternative, devo giocare torre G3. Lui fa, quindi torre G3 è corretta, lui spinge, mi destabilizza la torre, anche qua non ho grosse alternative, devo giocare torre G4. E il problema è risolto. Quindi bisognava capire in quel problema qua che era l'importante mantenere la torre in difesa della colonna G. Facciamo un altro esercizio. Ok, qua la posizione è bella vantaggiosa per il bianco in quanto ha un pezzo in più, due torri per parte, un pezzo in più. Per un pedone, la posizione è vantaggiosissima. Bisogna vedere di chiuderla e per chiuderla mi verrebbe in mente di fare un attacco sul punto debole a 7, quindi torre E7 con la minaccia donna mangia a 7 scacco matto. Non ci sono possibilità di difesa da parte del nero, perché il re non può scappare, la casa A7 non può essere difesa e quindi mi sembra abbastanza facile e gioco la mossa torre E7. E problema risolto. Vediamo di fare l'ultimo, speriamo di risolvere anche questo. Ok. Quindi qua siamo in uno scenario in cui noi siamo il nero con un pedone in più che sta per andare a donna in C1. La torre è andata in B3 probabilmente per dare degli scacchi sulla terza traversa, però
qua la cosa che balza agli occhi è che con torre D2 obbligo il bianco a mangiare la torre ed entro in un finale con un pedone in più che è facilmente vinto perché io riesco a entrare in sesta col re, quindi anche perdendo l'opposizione, quindi dopo torre di due scacco, re mangia torre, re mangia torre, il bianco potrebbe giocare re D1, ma io gioco re B2 e vinco, così come potrei vincere anche con re F6 e dopo spingo perché quando sono in sesta con il re la posizione è vinta. Quindi la mossa corretta è torre di due scacco. Mangio e posizione vinta. Va bene, direi per oggi, per il video di oggi basta. Spero che vi sia servito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.